insomma, porta da percorrere e bisogna vedere. Ricordiamoci che era un ballo. 3, 2, 1, potete dare gli exit poll. Ok, eccoci qua. Allora, subito l'ordine Roma, Torino e Trieste. Il primo exit poll, Roberto Gualtieri, una forchetta tra il 59% e il 60%. Siamo, diciamo, ai primi exit poll, ovviamente non possiamo che essere molto molto soddisfatti, aspettiamo di avere, diciamo, i dati più consolidati, però mi sembra che il trend ci dica con chiarezza che siamo di fronte alla vittoria di Roberto Gualtieri, quindi siamo molto contenti e ci aggiorniamo a breve. Davvero onorato della fiducia che mi è stata accordata e metterò tutto il mio impegno per onorarla. Voglio ringraziare innanzitutto i miei avversari, tutto il comitato, tutti i volontari e ringrazio naturalmente tutte le romane e i romani, coloro i quali mi hanno votato, coloro i quali non mi hanno votato, coloro i quali non sono andati a votare. Io con tutto il mio impegno sarò il sindaco di tutti, il sindaco delle romane e dei romani, di tutta la città. E adesso faremo per avere la massima trasparenza di tutte le nostre scelte e la massima chiarezza nei confronti dell'opinione pubblica. Oggi siamo tutti molto contenti, molto felici, molto emozionati, quindi oggi festeggeremo finalmente e quindi invito tutti alle ore 18 a Piazza San Giacomo. Siamo riusciti a creare una larga unità del centrosinistra, politica e anche civica. Fatemi ringraziare tutti i candidati, le forze civiche che hanno scelto di unirsi a noi, di dare una mano. Ora che abbiamo vinto bene in questa città, noi lavoreremo non solo per amministrarla, ma per governarla e per cambiarla. Abbiamo preso degli impegni molto seri, molto ambiziosi con questa città e noi questi impegni li manterremo.